Bentornati, grazie per continuare a seguirmi, grazie, grazie e ancora grazie. Oggi ricetta base proteica, proprio tac, di quelle belle forti che facciamo sempre per culturisti. Faremo un plum cake ai mirtilli. Cosa serve per questo plum cake ai mirtilli? Allora, 200 g di formaggio magro, yogurt greco ai mirtilli, esattamente 170 grammi se non sbaglio, dovrebbe essere 170, c'era scritto, avevo letto, 170 grammi, un uovo possibilmente grande, vanillina estratto, ne metteremo un cucchiaino, 35 grammi di proteine alla vaniglia, 15 grammi di burro di arachidi, 15 grammi di zucchero, potete usare anche il dolcificante, ma io stavolta ho voluto usare lo zucchero normale. E non possono mancare i fantastici mirtilli. Questa qua è una classica confezione dal peso circa di 110 netto, se non erro. Partiamo! È semplicissimo, mettiamo tutti gli ingredienti qua dentro, partendo dall'uovo. Uovo. Poi ci mettiamo il formaggio magro. Formaggio magro, lo yogurt greco, ecco qua, la fantastica cremina e mirtilli da mettere assolutamente dentro che la base, ecco qua. Lo yogurt greco lo lasciamo indietro un filo, dopo vi spiegherò il perché. Non mettiamolo dentro tutto, mi raccomando. Buonissimo questo, ok. Yogurt greco. Ecco, vedete, un filo lo lasciamo, mi raccomando, non tutto. Vedete, lasciate sempre un po'. Ok. Poi ci mettiamo burro d'arachidi. Ok, lo zucchero, le 35 grammi di proteine della vaniglia, metà mirtilli, ok, e poi un cucchiaino di estratto di vaniglia. E poi mischiamo il tutto, io c'ho il coso della... Allora ragazzi, come consiglio da mamma che è molto più pratica di me, non fate la K-bip che stavo facendo io, non usate quello così, ma usate un semplice mestolo di legno, ecco qua come esce il composto, perché se usate quella cosa credo che esce una schifezza. Allora ascoltiamo mamma che ha quasi sempre ragione. Ma no, perfetto, semplicissimo, una volta che l'impasto è fatto mettiamo il nostro mini plum cake, ok, sembra buonissimo, c'è un odore, se vi piacciono i mirtilli è il top. Cerchiamo di mettere tutto. Ok, perfetto. Ecco qua, andiamo sempre una bella pulita, perché comunque... Ok. Ora ragazzi ci siamo, al momento della cottura, semplicissimo. Allora... Si cuoce a 180 gradi per 30 minuti, ok? Mi raccomando, livellatelo bene e via il forno! 180 gradi per 30-35 minuti, a dopo! Eccoci qua ragazzi, allora l'abbiamo tolto, ovviamente va fatto riposare perché comunque è ancora tiepido. Come vedete l'aspetto per me è molto molto bello con questo violetto, comunque si presenta bene. Per dargli il colpo finale e farlo presentare ancora meglio, lo yogurt greco che abbiamo tenuto prima, tendiamo a spalmarlo, ok? Vedete? Spalmiamo su tutta la torta sopra così che rimanga proprio bella bianca bianca. Una corsa emozionante.
Ecco qua. C'è un odore di mirtilli che è fantastico. Mettiamolo pure sopra tutto, eh. Ecco qua. E per concludere abbiamo tenuto via la metà dei mirtilli, se non sbaglio. Ok. E li mettiamo sopra semplicemente come addobbo, così. Ecco qua ragazzi, si presenta davvero bene. Volete fare una bella figura che presentarlo come dolce, non c'è niente di male. Ecco qua il nostro plum cake proteico ai mirtilli. Possiamo anche provare. Plum cake proteico ai mirtilli. Possiamo anche provare a tagliarlo, vediamo com'è internamente, anche se è un po' caldo momentaneamente. Sotto la carta, eh? E voilà, è presente bene anche dentro. Perfetto ragazzi, vi ringrazio, ottima ricetta, ve la consiglio, ciao e alla prossima.